Benvenuti a Un Viaggio in Molise, come sempre speciale. San Nicola in Molise è soprattutto San Giuliano del Sannio. Tra queste colline al confine con la Campania, una tradizione assolutamente unica che quest'anno festeggia anche i 300 anni della statua arrivata in paese. Ma poi l'attenzione è tutta per loro, per i fucilieri che celebrano ogni anno all'inizio di maggio il Santo Nicola. Come potete vedere, tutto il viale è schierato e pronto per questa parata destinata, come al solito ogni anno, a riecheggiare per tutte le strade del paese. Venite con noi, andiamo a seguire insieme il San Nicola di San Giuliano del Sannio. Uno, due... L'importanza di un santo come San Nicola, evidentemente testimoniato da ogni tipo di tradizione e di celebrazione. Questo in Molise a San Giuliano è sicuramente abbastanza particolare. Bene, è la prima volta che vengo a San Giuliano. Mi hanno accertato e assicurato che non mi devono fucilare. Sono contento di che ci siano anche i fucilieri. E sì, San Nicola, oltretutto, sono legato perché, se ricorda, lei era presente indirettamente, il giorno 6 di dicembre, il giorno di San Nicola, è stato dato ufficialmente l'annuncio della mia elezione ad arcivescovo di Campobasso Boiano, per cui sono legato a San Nicola. Adesso sarò ancora di più con la presenza qui a San Giuliano per la festa. San Nicola è un santo che si è dedicato ai poveri. Sono famosi alcuni suoi miracoli che gli sono accreditati, nei quali, per salvare tre fanciulle che erano avviate ad un'altra strada purtroppo buona, lui è intervenuto dando il necessario al papà perché le ragazze non andavano su vie strane. A San Nicola ci affidiamo per la benedizione e per l'intercessione. I santi sono sempre il segno di una comunità che si rivolge a Dio con umiltà, poi chiede ai santi, che sono stati uomini, di intercedere. E quindi questa è la festa che noi dobbiamo fare, la possibilità, siamo in festa perché raggiungiamo Dio attraverso l'esempio e la testimonianza di santi a noi cari. La tradizione di San Giuliano imparerò a conoscerla, che sono appena arrivato, intanto sono contento di poter condividere con loro questo momento di festa importante per il paese intero. Sindaco, di tanti San Nicola che ci sono in giro, quello di San Giuliano è sicuramente uno veramente particolare, con i fucilieri. Io direi particolarissimo, proprio perché ci sono i fucilieri, c'è la parata dei fucilieri. È un San Nicola quest'anno super sentito dai nostri concittadini, perché è il 300° anniversario dell'arrivo della statua di San Nicola qui a San Giuliano, e quindi ci sono festeggiamenti che si prorogheranno anche nel mese di agosto e a dicembre, anche perché questo è l'anno del turismo delle radici, e quindi ci sono tanti rientri sia in questa occasione, gli altri verranno ad agosto, quindi è una grande festa e noi siamo contenti di questo, anche di avere tanti sindaci, colleghi, l'arrivo del vescovo, del nuovo vescovo. E quindi adesso ci accingiamo ad andare alla messa e poi ci sarà la processione. Tra le montagne del Sannio, San Giuliano è sicuramente un piccolo scrigno. Abbiamo visto, oltre anche alle manifestazioni che indicava, un museo, delle chiese. Vale la pena di visitarlo sempre? Sì, il museo San Giuliano in mostra, che potenzieremo ancora perché è molto bello, perché racchiude un po' anche quello che sia un piccolo museo archeologico, perché noi abbiamo nel nostro territorio la Villa dei Nerazzi, e poi c'è quello dei fucilieri, poi ancora la Sala della Rimembranza,
poi anche la torre dove c'è il vecchio orologio, c'è un po' la storia del marchese che era, o della marchesa che era proprietaria di questo palazzo comunale, che è un palazzo marchesale. E poi giù ci sono i lavori che si facevano allora, i vestiti che si facevano con la canapa. Ma ripeto, la potenzieremo ancora proprio perché abbiamo avuto tanti visitatori per questa mostra. Bambini, da quanto tempo siete fucilieri? 6 anni. 3 anni. 2 anni. 2 anni. 6 anni, praticamente sei nato con il fucile. Sì, perché mio nonno e tutta, praticamente molti, molti componenti della mia famiglia sono fucilieri. Come si spara con il fucile? Si mette il tubetto qui e poi si preme il grilletto e spari. Senti, ma è duro il fucile quando spara? No, cioè quando diventi più grande, che c'è il fucile, diciamo, più professionistico, se metti troppa polvere potrebbe anche scivolarti perché il colpo diventa fortissimo. Ma per noi non hanno praticamente niente, sono facili da sparare. E tu ti diverti a sparare? Sì, mi diverto. È bello sparare, cioè perché... divertente, mi piace. Poi a pensare, questo è il 300° anno, tantissime persone l'hanno fatto prima di me, io continuo la tradizione. Cioè. Allora, abbiamo visto anche tante fuciliere. Sì, stiamo aumentando di numero. Tu da quanto tempo lo fai? Un annetto. Quanto è divertente sparare così? Divertente ma anche emozionante. Abbiamo visto anche tanti giovani, una tradizione destinata a continuare con molta voglia. Sì, abbiamo anche molte mascotte. Sì, è una tradizione molto sentita nel paese. Ancora il fumo di questi colpi fortissimi. Quanto è sentita la tradizione qua? Allora, per il San Giulianese San Nicola è qualcosa di indescrivibile. L'8 e il 9 maggio, ora adesso è mercoledì e giovedì, quindi sono 2 giorni infrasettimanali. Comunque le persone prendono le ferie, comunque le persone cercano di esserci a tutti i costi, e chi non riesce ad esserci la sente come cosa, è triste. È qualcosa che secondo me il molisano in generale una volta nella vita deve almeno vedere. La statua pronta a rientrare in vista di un San Nicola che attende di nuovo la comunità di San Giuliano del Sagno all'inizio del maggio dell'anno prossimo. 300 anni, una data molto simbolica, una tradizione sicuramente da visitare e un paese certamente da visitare tutto l'anno. Ci vediamo ad un nuovo appuntamento di Viaggio in Molise.